fare un saluto a tutti. Non volevo disturbare i combattenti che sono partiti con la guerra. Mi sono vestito apposta da Hobbit, però poi mi hanno detto che gli Hobbit non hanno la barba. E quindi mi hanno detto sei travestito da Hobbit, ma in realtà sei un nano. Con la testa ci siamo. Poi io sono più basso. Di frasi non me ne ricordo neanche una, e quelle poche che a memoria ricordo sono tristissime. Abbiamo provato a cercarne qualcuna che fosse un pochino più felice, ma in realtà, come sapete, Frodo è sofferenza pura. L'unica frase un po' più è andata infelice quando sorride lì al pubblico con Sam: Sam, porta Rosy a ballare. Quella può essere una, poi tipo lo porterò io, l'anello, solo non conosco la strada. Però aspetta, adesso arriva la tecnologia. Non me la ricordo, quindi la devo leggere. Ho già bevuto il drink Frodo Baggins, ovviamente. E fu così che ebbe inizio la quarta era della Terra di Mezzo. E la compagnia dell'anello, pur legata in eterno da amicizia e amore, ebbe fine. Dopo 13 mesi precisi da quando Gandalf ci aveva spinti al nostro lungo viaggio, ci ritrovammo a guardare un panorama familiare. Eravamo a casa. Bilbo una volta mi disse che la sua parte in questa storia sarebbe finita, che ognuno di noi deve venire e andarsene e raccontarla. La storia di Bilbo era ormai finita. Non ci sarebbero stati altri viaggi per noi, salvo uno. Queste sono le uniche frasi. Sam mise l'impavido. Vorrei sapere di più su di Sam. Frodo non avrebbe fatto granché senza Sam. Grazie. Sono passati ormai 17 anni. Perché io ho iniziato a lavorarci nel 2000. Quindi il tempo è passato. E non so, se avete qualche curiosità, qualche frase da buttare lì, chiedete cose, quello che volete. Mi stanno chiamando, Sam. Devi dirlo, ora. Ora. No, l'anello l'ho preso. Non lo mollo. Non lo mollo. Il monte fatto. Non ce l'ho avuto. Me lo porto a casa. Se riesco a tornare. Sì, curiosità, cose, se volete. Io ho tenuto l'anello e non so se mi ha aiutato, ora ne ho 35. Quindi quando ho iniziato ne avevo 19. Sti cazzi da noi c'ha un significato diverso, intendo noi nel sud, a Roma. Vuol dire me ne può fregare di meno. È me coglioni. Io metto là, continuo a bere il mio trinchettino. Se avete qualche altra curiosità, domande? Sono lì. Buona serata. Come è stato a lavorare con Gianni Musi? Gianni Musi? Come è stato a lavorare con lui? Gianni, con lui ho lavorato parecchie volte. Eravamo amici. Sono cresciuto nel settore, quindi ho iniziato a fare doppiaggio che avevo circa 5 anni, quindi mi hanno visto tutti crescere. Gianni era una colonna portante, era magico. Ma io già quando ci furono i provini per il film, lui era tra i provinanti. Quando io, il direttore e quelli della Medusa lo ascoltavamo da dietro, ci siamo tutti girati in universo latino. È proprio è magico. E così poi bravo, buona prosecuzione, buona serata e divertitevi.